Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per lunedì 29 agosto 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Una zona di alta pressione interessa l'Europa centro-settentrionale e tende temporaneamente ad interagire con un'altra alta pressione in sede iberica. Di conseguenza avremo una pausa per lo più stabile sui settori euro-mediterranei, anche se la scarsa intensità del campo anticiclonico permetterà lo sviluppo di locale instabilità sui rilievi ed entroterra. Più ad ovest si vedono già i primi accenni di sfondamento perturbato zonale in oceano. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 29 agosto 2022. Nord. Mattinata instabile sui settori orientali, dove vi saranno rovesci o temporali sparsi. Schiarite al nord-ovest in rapida estensione al resto delle zone dal pomeriggio, con residua fenomenologia sulle Alpi di nord-est ed Appennino emiliano. Centro. Deboli rovesci mattutini sulle coste adriatiche e sviluppo di cumulonimbi nel pomeriggio sui settori appenninici associati a temporali sparsi. Non è escluso qualche sconfinamento nelle vallate adiacenti. Ampie schiarite dalla sera. Sud e isole. Nubi sparse più compatte sui settori adriatici e di rilievi peninsulari, dove vi saranno rovesci o temporali sparsi. Asciutto sui settori tirrenici e sulle isole con ampie schiarite, in estensione al resto delle zone dalla sera. Temperature massime stazionarie salvo qualche contenuto calo in occasione dei temporali pomeridiani. Minime anch'esse stazionarie su tutte le zone. Ventilazione debole tra ovest e nord-ovest con rinforzi nel corso dei temporali. Mari da calmi al mattino a poco mossi nel corso delle ore centrali della giornata. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. Infiltrazioni umide ed instabili dalla Francia porteranno nella giornata di martedì tempo instabile al nord, dove vi saranno temporali sparsi anche sulle zone di pianura, specie quelle occidentali. Generalmente soleggiato altrove. Peggioramento più deciso al nord e dal centro-nord nella giornata di mercoledì per l'avvicinarsi di un impulso perturbato da nord-ovest. Dal pomeriggio attesa fenomenologia intensa in Val Padana ed Alta Toscana. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.